Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi accolgo con gioia e vi ringrazio per essere venuti. È bello incontrarvi. Oggi siamo qui nel ricordo del vice brigadiere, salvo d'acquisto, servo di Dio ed eroe della patria, che pagò col sacrificio della vita il suo impegno nell'arma dei carabinieri. E 80 anni fa, il 23 settembre del 1943, si immolò per salvare degli ostaggi innocenti catturati dalle truppe naziste. Vorrei dire che voi, carabinieri, siete chiamati non solo a fare il vostro dovere, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società. È bello perciò che siate persone appassionate, come salvo d'acquisto, servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l'ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città. L'affetto degli italiani per voi testimonia che queste non sono solo parole, ma grazie all'esempio di tanti di voi sono realtà. Certo, tutto ciò richiede sacrificio e impegno, disciplina e disponibilità, senso di responsabilità e dedizione. Penso a quelli di voi che si trovano immersi in contesti difficili, in cui la giustizia viene spesso calpestata, chiamati a lottare e contro ogni genere di illegalità, contro la criminalità organizzata e contro un senso di impunità, a volte purtroppo radicato contro la mentalità mafiosa. Penso a quelli di voi che svolgono compiti di carattere investigativo, mettendo sofisticate tecnologie a servizio di una ricerca paziente, meticolosa e competente, perché la menzogna venga smascherata. Penso ancora a quelli di voi in luoghi di conflitto, in contesti internazionali, sanno tendere la mano alla popolazione locale, diventando artigiani di pace attraverso la mediazione, la promozione umana e la costruzione silenziosa del bene. E penso anche a quanti svolgono un prezioso servizio quotidiano sulle strade delle nostre città e negli angoli dei nostri quartieri. Fratelli e sorelle, grazie per tutto quello che fate. Grazie, grazie. Non scoraggiatevi mai. Non cedete alla tentazione di pensare che il male sia più forte, che al peggio non ci sia mai fine e che il vostro impegno sia inutile. Guardando a Salvo d'Acquisto, lasciatevi animare dalla passione per il bene e continuate, per favore, a manifestare vicinanza alla gente che da sempre riconosce questo voto del tratto. Benedico tutti voi, i vostri familiari e affetti più cari. Anche loro partecipano alla vostra missione. La Virgo Fidelis si accompagna e quando la invocate, per favore, non dimenticatevi, per favore, di dire una preghiera anche per me. Grazie.